Come potete vedere, il cantiere è completamente realizzato, è proprio ora in fase di realizzazione, con struttura portante in legno. Perché il legno? Perché il legno è sinonimo di leggerezza, rapidità, esattezza e natura. Il legno infatti è il materiale più antico che l'uomo ha utilizzato per le costruzioni, proprio perché è la natura stessa che ce ne fornisce in grandi quantità. Che cosa vuol dire leggerezza? Il legno è prima di tutto un materiale leggero rispetto agli altri materiali tradizionali di costruzione. Pensate che il cemento armato pesa circa 2,5 tonnellate al metro cubo, la muratura circa 1,8, il legno siamo dell'ordine di mezza tonnellata al metro cubo. Leggerezza vuol dire anche per noi ingegneri avere una struttura molto duttile, molto resistente anche alle azioni sismiche. Infatti l'azione sismica è direttamente proporzionale alla massa di un edificio. Quindi più l'edificio è leggero e meno è l'azione sismica che lo investe. Analogamente le strutture di fondazione, che risultano essere meno robuste rispetto a una costruzione tradizionale, proprio perché pesa meno. Rapidità. La rapidità vuol dire che il legno, rispetto ai metodi di edilizia tradizionale, è veloce. La velocità significa abbattere i costi e i tempi di cantiere. Un edificio in legno viene eretto, come potete vedere, in pochissimi giorni. Pensate che ieri sono arrivate le prime pareti portanti, oggi il primo ordine di murature è quasi tutto posato. Vuol dire impiegare meno tempo di noleggio dei ponteggi e delle gru. Quindi tutto questo a favore della riduzione del costo del cantiere. Cosa vuol dire esattezza? Esattezza vuol dire che la struttura in legno è una struttura a tutti gli effetti prefabbricata. Voi potete vedere che le pareti sono già dotate delle aperture, di tutti gli intagli necessari per poter assemblare in cantiere i singoli elementi strutturali che fissati tra loro costituiranno la costruzione e quindi l'edificio e la casa finita. Infine, l'importanza della natura e della bioedilizia. Pensate che per produrre una tonnellata di cemento servono circa 115 kg di petrolio al fine di ottenere in kilowattora l'energia necessaria per la lavorazione. Una tonnellata d'alluminio richiede circa 8,5 tonnellate di petrolio. Il legno, dai 5 ai 23 kg di petrolio, è possibile lavorare sia legno massello che legno derivato.